Amici ascoltatori, che siate davanti ad uno schermo televisivo o al monitor di un computer, benvenuti dal Parlamento europeo di Bruxelles. Ci troviamo in compagnia di uno dei suoi più autorevoli membri, l'onorevole Crescenzio Rivellini. L'onorevole Rivellini, che è anche presidente della Commissione Europa-Cina, è un parlamentare campano, orgogliosamente napoletano e meridionale, eletto nelle liste del Popolo della Libertà, quindi fa parte della grande famiglia del Partito Popolare Europeo, ma con una forte accentazione meridionalistica che è espressa sia dal suo quotidiano online Vento del Sud, sia dall'associazione culturale Mezzogiorno di Fuoco. Partiamo da qui, da questa ambientazione western, onorevole Rivellini. Non western, mi meraviglio che lei si meraviglia. Io sono stato eletto, io non ho vinto. Mi meraviglio che lei si meraviglia. Io sono stato eletto, io non ho vinto il concorso, io sono stato eletto al Parlamento europeo grazie a 110.000 cittadini del sud Italia che mi hanno votato. Sono loro che mi pagano il biglietto dell'aereo, altri. Quindi mi meraviglio della sua meraviglia che ci sia qualche parlamentare finalmente non più autoreferente ma rappresentativo di una comunità. La mia comunità, la comunità che mi ha generato, la comunità che mi ha cresciuto, la comunità che mi ha dato questa possibilità così prestigiosa di rappresentare il Mezzogiorno in Europa è la comunità del Meridione. Ed è giusto che io lavori per il Mezzogiorno, per l'Italia e per l'Europa, ma prima per il Mezzogiorno e poi per l'Europa. Vorrei, se lei mi permette, Certo. perderci un altro secondo, ma chiarire ai cittadini che ci ascoltano il mio pensiero. Io sono un italiano, io non sono un leghista del sud che vuole la separazione dell'Italia. Sono un italiano non per l'unità d'Italia. Dante è stato il padre della lingua italiana, ma è nato centinaia di anni prima dell'unità d'Italia. Lo è perché era italiano. Io sono italiano perché sono italiano, appartengo a questa comunità. Questo non toglie che accanto al grande valore della patria c'è il valore della matria, del rapporto più forte, e più forte il rapporto con il cordone ombelicale della mamma che con il papà. E la mia mamma, io amo la mia patria, ma amo la mia matria in particolare, e la mia matria è il Mezzogiorno d'Italia. Io la ringrazio per questa precisazione. Ha ragione a dire che queste cose non dovrebbero stupire, però consentirà che c'è anche un problema statistico, Perciò perché Grillo, questo legame. vincerà le elezioni, perché ormai la classe politica è così autoreferente che dà la possibilità anche a chi fa il comico, anche nell'espressione della sua politica, di poter avere una credibilità, proprio per questo. Torniamo alle vicende europee. Lei difende la sua matria, per usare la sua espressione, non solo con riferimento alla grande capitale partenopea, che è la capitale di tutti noi meridionali, ma anche per esempio con la Puglia e proprio di questi giorni il suo impegno per Taranto. Perché si è occupato di Taranto, onorevole? Io sono stato come presidente della delegazione interparlamentare Europa-Cina, la delegazione di parlamentari cinesi e di parlamentari europei, sono stato contattato dall'associazione Acciai Europea. E sono stato a visitare le acciaierie a giugno, le acciaierie di Dalmine, in provincia di Bergamo, fra Bergamo e Milano, della Tenaris. E ho potuto constatare che si produce l'acciaio da tantissimi anni, da forse un centinaio di anni, senza inquinare né ammazzare nessuno. E allora ho fatto un'interrogazione forte al Parlamento europeo, una richiesta di ricorrere alla Corte di giustizia dei diritti umani di Strasburgo, perché è assurdo che l'Italia, lo Stato, perché è lo Stato che ha prodotto a Taranto fino al 96, Italsider. ha prodotto lo Stato a Taranto come a Bagnoli, e poi nel 96 ha ceduto senza nessuna garanzia a un privato, ha regalato ad un privato senza nessuna garanzia un impianto che produce ciò che producono a Bergamo, ma ha ammazzato e inquinato un territorio. E questa è una colpa grave di quello Stato in quel territorio, come a dire che anche sotto un aspetto il Nord ci ha sempre considerato una colonia dove poter fare anche da discarica per le cose che a loro non conveniva fare al Nord. Ho fatto questa interrogazione, ho chiesto l'attivazione del Fondo Sociale Europeo per i lavoratori. Nell'interrogazione ho invitato la Commissione Europea a intervenire
presso il governo italiano che non deve risparmiare per mettere in regola quello stabilimento, se lo ripigliasse quello stabilimento, intervenisse se non lo fa il privato, perché i lavoratori non possono perdere il posto di lavoro, ma devono poter lavorare con la piena consapevolezza che l'ambiente è salubre e che non ci sarà nessun danno né a loro né alla loro famiglia. È lo Stato che deve intervenire, perché è lo Stato che è stato colpevole. Questo l'ho scritto anche al prefetto, al sindaco, al vescovo e a tutte le autorità. Mi ha risposto proprio l'altro ieri il sindaco di Taranto, mi ha risposto il prefetto, io mi recherò a Taranto e vorrò andare senza difendere una parte o l'altra. Qua non si tratta di partecipare ad un derby calcistico o ai Guelfi e Ghibellini, significa andare lì a difendere il popolo italiano, perché i tarantini sono italiani, il popolo italiano dalle offese dello Stato italiano. Questo è, tra l'altro, sarebbe interessante capire come mai lo Stato rimetteva una barca di soldi con l'Italsider e poi invece la famiglia Riva ci ha guadagnato un sacco di soldi, no? Queste sono le stranezze della storia del nostro paese. Però, onorevole Rivellini, Taranto è sicuramente una delle acuzie, una delle gravi crisi, ma è un po' tutto il Mezzogiorno a soffrire. Il presidente della Svimez ha presentato un rapporto da cui risulta che il prodotto interno lordo del Sud è calato del 10% negli ultimi 5 anni, a fronte di un prodotto nazionale che sicuramente diminuiva, ma diminuiva molto meno. Perché accade? Perché se c'ha lei un giocatore in una squadra di calcio, c'ha un giocatore infortunato e continua a farlo giocare senza prima dargli le dovute cure, beh, quel giocatore non solo non farà nessun gol, nessun risultato utile, ma aggraverà il proprio infortunio. Il Sud è stato calpestato e mortificato. E mi permetta, mi fanno ridere anche qui al Parlamento europeo come al Parlamento italiano coloro che affermano, ho sentito prima alcune affermazioni anche di miei colleghi sui fondi europei, che il Mezzogiorno non sfrutta i fondi europei perché che c'ha una classe dirigente non all'altezza della situazione, che c'è una situazione grave. Primo, la classe dirigente siamo noi, il popolo ci ha votato per essere classe dirigente. Non c'è qualcuno che può dire l'altro ha sbagliato, abbiamo sbagliato tutti e lavoriamo insieme per risolvere la questione. Seconda, ma se io domani mattina al Mezzogiorno d'Italia indirizzo ingenti risorse che non riescono a soddisfare quel momento particolare, se io do risorse a pioggia per imprenditori, per imprese, ma non ho imprese nel Mezzogiorno, non ho imprenditori, in quel momento io sto facendo due operazioni delittuose. La prima, sto buttando i soldi. Quei pochi soldi che invece arriveranno saranno sfruttati dagli imprenditori non meridionali del nord, che avranno con quel sistema la capacità di potersi autofinanziare senza dare nessun beneficio al territorio. I fondi comunitari, e incominciamo a dire un po' di dati seri, la Germania, quando ha unito la Germania dell'Est con l'Ovest, ha investito in 10 anni nell'est del proprio paese quanto la Cassa del Mezzogiorno, di più di quanto la Cassa per il Mezzogiorno ha investito in 50 anni al sud. In più ha investito nelle infrastrutture. Se tu finanzi un imprenditore e poi non gli dai la possibilità di una strada, dell'energia elettrica, di un collegamento via internet, di una ferrovia, di una zona doganale, se tu non gli dai queste infrastrutture, l'imprenditore viene, prende i soldi e scappa, perché non regge l'azienda. Bisognava investire sulle infrastrutture, sul sud, sulle strade, sulle autostrade, sulla formazione, sulla nostra grande capacità di poter inventare, di poter con la nostra grande fantasia, e poi investire nelle particolari attitudini di questo Mezzogiorno. Se domani mattina lei mi invita a vendere ghiaccioli agli eschimesi, anche se io sono un ottimo venditore, credo che fallisce la mia impresa. Al sud forse c'è bisogno di più ombrelloni e meno gru, di più attenzione su questa meravigliosa terra e questo meraviglioso luogo che potrebbe diventare la Florida dell'Europa.
è zona cerniera fra mondi che si incontrano perché è un ponte sul Mediterraneo, quindi porti franchi, sono stati approvati dalla Comunità Europea 24 zone franche in Italia, di cui 19 al sud. Dove sono? Dove sono? Cacciate le zone franche, qualcuno ci venga a dire perché non ancora sono attivate. Quindi una politica che finalmente dica ai cittadini la verità. Mezzogiorno di fuoco, e chiarisco anche la sua battuta perché sembrerebbe un film western. Vede, Mezzogiorno di fuoco è inteso non nei confronti di una battaglia che i meridionali devono fare con gli altri, di una battaglia che ogni meridionale deve fare al proprio interno. Noi dobbiamo trovare al nostro interno, nel nostro cuore, quel fuoco dell'orgoglio ritrovato. Mai più un mezzogiorno col cappello in mano, mai più un mezzogiorno che mendica, mai più un mezzogiorno che in qualche modo va a mediare situazioni con il nord e con il nord Europa. Un mezzogiorno orgoglioso. Noi siamo stati la patria della civiltà. Federico II, che non era un meridionale, scelse Castel del Monte per insegnare al mondo la civiltà, la Puglia, patria della grande civiltà. Ricordiamo questo, a muso duro, quindi un mezzogiorno di fuoco, perché il fuoco deve essere nel nostro cuore e non nei confronti di altri. Quindi un mezzogiorno di fuoco sacro, potremmo dire, no? di un fuoco delle anime che possa... Un fuoco giusto. Un'ultima domanda, onorevole Rivellini. Dice sempre lo Svimez che il risorgere del mezzogiorno non è solo una questione, come dire, di salvaguardia del mezzogiorno, ma l'unica possibilità che ha anche l'Italia di trarsi di impaccio, cioè senza le possibilità che vengono offerte dal sud l'Italia non va da nessuna parte. Lei ne è convinto? C'era bisogno dello Svimez. Ma lei mi sta facendo, mi ricorda Catalano, quando le domande più semplici del mondo. La popolazione del sud è la popolazione più giovane d'Italia. Grazie alla nostra gioventù paghiamo le pensioni ai vecchi del nord. Nel mezzogiorno la possibilità di crescita è enorme. Al sud, al nord ormai tutto è stato completamente spremuto, conquistato. In più il confronto che fanno le regioni del nord è un confronto con le regioni del nord, quindi il confronto del nord deve essere obbligatoriamente fatto con le aziende tedesche, con le aziende olandesi, con le aziende svedesi, con le aziende inglesi, e quindi naturalmente questo per loro sarà una grossa difficoltà. Noi del Mezzogiorno abbiamo anche, per la nostra cultura dell'accoglienza e per la nostra civiltà, una frontiera completamente nuova, che è il mondo arabo, che è il Mediterraneo. Noi siamo l'avamposto dell'Europa dei Sud e possiamo essere i capofila dei Sud. E se questo lo riusciamo a capire in maniera completa, se noi riusciamo a renderci conto il Padre Eterno come ci ha in qualche modo, che cosa ci ha regalato, la nostra posizione geografica, i nostri straordinari luoghi, la nostra straordinaria storia, noi potremo essere capofila dei sud dell'Europa che consentiranno ai nord in crisi di potersi salvare. E questa è una prospettiva interessante anche per salvare questo grande progetto che è l'Unione Europea, che difficilmente potrebbe andare avanti senza il suo sud, così come l'Italia non può andare avanti senza, insomma, un sud serve sempre. E allora Mi faccio dire una come cosa, no? E la voglio concludere. Secondo i nordisti noi siamo brutti, sporchi e cattivi, e allora lasciateci stare. Siamo brutti, sporchi e cattivi, e lasciateci stare. Nessuno vi ha invitato, siete arrivati, Garibaldi e i suoi 1000 bravi, siete arrivati e ci avete depredato. Adesso siamo brutti, sporchi e cattivi, avete trovato la strada per venire, sapete la strada per ritornare. Bene, su queste considerazioni noi terminiamo il nostro incontro con l'onorevole Crescenzio Rivellini. Dice giustamente che alcune cose dovrebbero essere scontate, purtroppo, benché siano scontate nei fatti, non sono altrettanto scontate nella pubblicistica, nell'agenda del nostro dibattito nazionale. Grazie all'onorevole Crescenzio Rivellini, parlamentare dell'Italia meridionale, quindi del nostro collegio, della nostra circoscrizione elettorale, parlamentare eletto nelle liste del Popolo della Libertà, componente del Partito Popolare Europeo, ma, come ci ha detto, amante della patria italiana e della matria meridionale. Grazie, arrivederci.